che ho fatto le estrazioni dei nomi, però l'ho scritto, però mi sono dimenticato di impostarlo. Allora, eccolo qui. Il motivo per cui ho scelto Zed è che mi permette di farmare tranquillamente contro Darius e comunque ci serviva un minimo di danno. Visto che abbiamo Lulu che può potenziare uno dei nostri tank con la sua ultimate, comunque, visto che Thresh, sia Thresh che Shyvana sono dei buoni C'è tank. un simpaticone che chiede perché non c'è trash con lo smite. Lol. Sto laggando un po', tra virgolette. C'è Tipo, 50 di ping. tra i 50 e i 90, tipo. Va da 50 a 90, 50 a 90, 50 a 90, 50 a 90, è strano. Totalmente a Hai torrent caso. aperto ancora? Forse ho torrente aperto, hai ragione. Sì, ho torrente aperto, GG. Hai visto? Quanto ho shoppato in totale? Meno di me. Molto meno di tante persone, sì. Però più della maggior parte delle persone. Io ho speso 1227 euro. Porco Dio, man! 1200, cioè quello là sono più soldi di quanto costa il mio In 2 anni. computer. Io. Te non mi credevi quando ti dicevo che avevo speso più di te? No, parto di Doranblade. Tanto la quantità di HP che guadagno è la stessa. Mi permetterà di alzare con più efficienza con la Q. Ok, Cos'è che scrivono? tutti sono rimasti male per la mia cosa dei 1000 passa euro. Ci credo. Figa. Ma c'è gente. Io conosco 2 persone che sono peggio di me, cioè io. Cioè, shoppo 20 euro ogni mese praticamente da 2 anni. Cioè, ci sono sti qua che hanno praticamente tutte le skin, tipo Pax Jax, Riot Singed, quelle lì. Hanno anche un Pax TF. E praticamente, tipo, ogni mese shoppano più di 100 euro. Hanno chiesto se hai l'offerta Superjet di Fastweb. Sì, ho Superjet con ultrafibra. Secondo te vale la pena allenarsi in una custom con amici per la stittare? Sì. Doran Gente che Shield diceva io dovrei Start. cominciare a giocare, io dovrei cominciare a shoppare, ma ormai ho finito le skin che mi piacciono. Lol. Beh, dai, Darius è molto buono, mi sta lasciando la stittare tranquillamente. Perché ha così tanta paura? Sì! Se gioca tipo da 2 mesi a LOL e spende 50 euro alla settimana, non può spendere 1800 euro. No. Matematica OP. Best matematica è West. Prego. No, non nominate Paone che dopo spunta. C'è già in chat probabilmente, tu non lo sai ancora. The Esatto. unseen Paone is the deadliest. Visto che The stiamo. Unseen Siamo in Paone te. is the deadliest. Vediamo. Sì, no, aspetta. Ma non c'è ancora. Boh, è fuggito nella direzione sbagliata. Ma non c'è ancora Paone. Basta, 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 basta.
Darius non ha il flash, ne vale la pena, visto che l'Ignite ha un cooldown di 3 minuti a confronto con un flash. Flash da 4. E lui non ha mobilità, quindi se adesso Shyvana aspetta e riganka è worth per me. Gente mi chiede chi è Paone, oh mio Dio. Come fate a non conoscere Paone? I Paone. I Paone, esatto. La R di Zed si dodge la R di Darius. Assolutamente sì, però non toglie il, cioè, non toglie il cooldown alla ulti di Darius. La ulti di Darius va in un mini cooldown di 5 secondi e questo permesse tranquillamente. Come quando un Fizz tira un Trickster sulla R di Caitlyn, in poche parole. Comunque sta parlando bene Darius, eh. E Darius, cazzo, se non riesce a stittare con Darius non Anche quello è vero. fa niente. Beh, se non riesce a stittare di Q con Darius, cioè devi fatti vedere da uno bravo. Ha preso un coso, ha preso un Ruby Crystal. Cazzo vuole fare un Phage? Sto pensando a ogni possibile item che potrebbe buildare, non me ne viene in mente uno. Black Cleaver. Black C'è il Cleaver. mallet. Black Warmog, i c'è Black Warmog. Cleaver. Warmog contro uno Zed che. Boh, mi sarebbe. Ti fai botting per lo sta item. Oh cazzo! Ho premuto per errore di nuovo la. Cazzarola! Ho premuto di nuovo per errore la W. Sei switchato e sei tornato indietro. Esatto. E quindi mi ha preso e mi ha fatto una combo, mi ha smezzato. Io ho un amico che non sa lastittare con Darius, sì, ma qua siamo a Diamond, se non sai lastittare con Darius sei un imbecille. Madonna, che cretino che ho premuto di nuovo la W. Vabbè, non importa. Per fortuna puscia. La potarda. Devo andare back, se no mi fa flash Ignite Q e sono morto. Ha pigliato molto bene. Sì, ha giocato molto bene. Prendo i boots per aumentare la mobilità per evitare che situazioni del genere avvengano di nuovo. Ho premuto di nuovo. Volevo. Non so che cosa mi è successo. Boh. Vabbè, non Questo serve a importa. far capire che League of Legends si vince in base a situazioni casuali. A volte puoi perdere proprio per la minima stupidata. Una call sbagliata, Un tasto premuto per errore. come quando stai scrivendo in chat e pensi di scrivere in chat e premi D e ti flasha. Oh mio Dio, quanto odio, quello là lo faccio ancora io. Io. Come si impara Zed? Giocandolo. Sì, esatto. Comunque sì, voleva fare un Phage, Darius. Sì. Sì, ha preso una Longsword. A meno che non voglia fare una Black Cleaver. Oh, non lo so. Pandu su Drunk, go home, please. Ok, sono già a casa, mi dispiace. Ora devo soltanto rushare con la No, sto Q. ca capro crepasto a bannare chiunque si chiami Paone. L'Apo è d'accordo sul discorso che LOL è casuale? Casuale, tra virgolette. Sì, esatto. È semplice. Madonna, quante cazzo di pozioni ha sto Darius. Che occasione si gioca Zed? Dipendentemente da quando hai voglia di giocarlo. Ho sbagliato la Q. Sono un cretino. Se non avessi sbagliato la Q l'avrei ucciso. Aiutato? Sì. What? Ok, no, devo flashare qua. Dato che se lo mangia di Arras, eh? Oh, minchia! Una Q mi ha ucciso!
Wow! Ha flashato e fatto una singola Q e mi ha fatto 348. Madonna. Minchia! Ho estremamente sottovalutato il suo danno. Cioè, con una Q, catroia! Cosa ci si builda su Zed? Io non riesco a fare danno e non riesco ad uccidere le persone. Si salva non sempre con poco. Non è che gioca l'Armor Pen quel Darius? Pazzesco! No, mi ha fatto un danno incredibile, non l'avevo estremamente sottovalutato. Pensa come pensa. 340 è per forza. No, aveva 75 di AD a livello 1, non poteva avere le armor pen. Ho semplicemente sottovalutato il suo danno, basta. No, alle 21.9 però. Ah, 21.9? Infatti per questo la rasfaccia, cioè, mi sembrava curioso il mio rasp facesse così tanto danno. Comunque su Zed e su Zed, non su Zed. Oh mio Dio. Su Zed si builda Brutalizer. Poi vai di Botrak, prendi almeno le scarpe da uno. Poi se non ho cominciato già a staccare armor pesa finisci subito il Last Whisper. Se no vai di Black Cleaver, poi Last Whisper. Poi vedi tu, Sex Drinker, se no se vuoi splittare di più fai un Hydra. Gli altri item sono Ora dovrò tutti. stare estremamente attento perché. Però ha il vantaggio che sta buildando full AD e quindi è molto più facile da burstare da parte del mio team. È da parte tua. Voi consigliate di fare l'ombra della W per fare il doppio shuriken nella combo con ulti? Sempre. Sì. Lo shuriken è la spell che fa più danno del kit di Zed dopo la Quello se lo piglia ultimate. single target. Ah, diamine. Purtroppo verrò zonato un pochino per il resto della laning phase. Ho fatto un errore di calcolo sul rischio della sua Q e niente, sono stato punito per questo. Ragazzi, la Q di Darius non può critare, non è un auto-attack e non è nemmeno lei di Garen. Alcune spell possono crittare, la Q di Darius non critta. Bastava dirlo così, Vanduz, senza risultare estremamente omo. Io sono uomo, a caso. Dol. Canzone hai? Ah, Radioactive. Perché diciamo che bella sta canzone. Eh beh, è tanto bella sta canzone, concordo. Tutto qua ha scritto tanta roba. Oh, Lulu è un po' morta. È estremamente morta. Non posso neanche roamare, perché c'è Darius che mi Fino a sta che punto vale la bloccando. pena lasciare il range indicator, cioè non è fastidioso quel piccolo lasso di tra il tasto premuto e la skill. È questione di gusti, se te sei comodo e pensi di ricordarti a memoria il range delle singole spell, conviene tirarlo via e giocare senza. Facci di là, postile. Sorrido sempre, ciao. Lol. Ah, diamine. Perché Lulu ha premid? Perché a livello 1 ti stupra di auto-attack praticamente. E ha uno slow Praticamente che sì. scala con gli AP. E ha un burst della Madonna. Ah. Per fortuna che Darius permapush mi permette di lastittare abbastanza tranquillamente. Niente escape from pavone, lol. Buono, si sono fatti un drago i miei compagni. C'è uno che ti fa i complimenti per i commenti del campionato italiano della settimana scorsa. Digli che lo ringrazio. Anzi, ti ringrazio chiunque tu sia, purtroppo non so il nome. È Mecalunio. Grazie Mecalunio, sei molto gentile. L'unica cosa che devo fare in questa lane è rimanere rilassato e farmare quanto posso, purtroppo. Avendo perso il vantaggio iniziale che avevo, non posso fare altrimenti.
Chiedono quanti CS ha Darius? 100, 112. Ha 3 wave di vantaggio a causa del fatto che quando mi ha ucciso avevo 10 minion che stavano venendo nella mia direzione. Il reg che ti dice se quando taglierai quei cazzo di capelli. No, no, andatevene, andatevene. Z top va bene, il problema è che non va sempre bene. Se abbiamo una ward sarebbe l'ideale. Quelli chiedono se quelli che indossi sono Gunnar. Sì. Non ha piccato lì semplicemente perché era già picca di là. No, non posso. Doppia kill su di me è Wart. Ho fatto double kill che ti sì. Hai fatto lì. E Gragas. 2 per 1. Wart, Wart. Ora è un po' più in discesa. Ah, cazzo. Tripla. Ah, hai fatto anche Darius. Ora sì. Bravo. Ho chiamato Lulu a divarlo perché non aveva un cazzo di vita ed era rimasto sotto torre. Ottimo, ottimo, ottimo. 3000 gold! Potrei fare la Blade of the Ruin King in un colpo. No, sono 3200, mi pare. La... Aspetta, no, allora pusho ancora questa wave di minion e poi faccio la Blade perché of the Ruin. Perché non trando l'ora Necron? Perché lui aveva voglia di giocare a Zed, semplice. E perché serviva... Allora, abbiamo tecnicamente due tank che sono Thresh e Shyvana. Visto che Shyvana non può buildare danno in giungla, ho preferito prendere un top laner che è un assassin. Zed non viene spesso visto come un top laner, come assassin, ma comunque... Buono. Ho fatto sprecare tempo e lì stop. Visto che poi sono rimasto... La scorsa season non era anche uno dei tuoi champion preferiti? Sì, era uno dei miei champion preferiti, era il mio secondo champion più giocato. Lo è ancora, soltanto che in questo meta è un pochino più difficile utilizzarlo e devi ragionare un pochino meglio quando usarlo. Uno gli è capitato contro Lulu Jungler. Beh, noi ieri è capitata contro Cassiopeia Jungler. Ormai lo squart da solo. Ti chiedono quanti gol ti danno in totale 6 minion di una minion wave. 6 minion di una minion wave fa 22 più 22 più 22 più 18 per 3, quindi 54 più 66, circa 110 gol. Dipende un po' anche dal tempo, perché maggiore è il tempo della durata della partita, maggiore è la quantità di gold. Di base dovrebbero dare 20 gold in melee e 16 i caster minion. Dobbiamo prenderci la seconda torre top, visto che stanno facendo drago. A 18 minuti scade la ward di Darius nel cespuglio. Grazie, molto gentile. Dove ce l'hai anche te? Dovrei riguardare, perché mi sa che i miei valori sono errati. Se non siamo a 17 minuti, danno 21 e 16. Due torri top. Ward. Una Shyvana. Loro però hanno preso una torre mid, un drago e anche una tana. E stanno prendendo la seconda torre mid. Au, non ho bueno. Madonna, c'è quel Lucio che non ha un cazzo di vita. Non ha un cazzo di vita. Chiedono di Leona Jungler. No, non va bene, troppo lento di clear. Quando ganchi però non ti scappa. L'unica cosa positiva. Ma dovrebbe... Sì, ma no. Dovrebbe vivere di gank. Cioè, o gank e basta. Oh mio Dio, no, Shyvana! Shyvana! Please. Why you do this, Shyvana? Shyvana, please. Chi supporta al momento sono Leona 3.
Talon Top è ingiocabile. No, Talon troppo usa troppo mana. Zed va bene come top laner perché comunque non necessita Ma di. Fenerzy Usa. Beh, oddio, ne usa sufficientemente da sopravvivere. Cioè, ne usa un quantitativo tale che non ha problemi. Ah, sì, il ma Drake. Non diciamo hanno che fatto il i Drake. Fenerzy. Non hanno fatto il Drake, hanno solo fatto la torre e la kill su Tristana. Ivana. Beh, sì, hanno fatto il Drake, hanno fatto Shyvana. LOL, questa era squallida. Ere, che ne pensi della vittoria di Sorrentino agli Oscar? No, mi dà molto più fastidio il fatto che abbia vinto Matthew McConaughey. La passiva di Zed fa danno imperti quando il bersaglio è sotto il 50% della vita, fa magic damage bonus sull'auto-attack. Non mi ricordo in base a cosa. E scatta ogni 10 secondi. Non ho neanche usato l'attiva della Blade, abbiamo fatto una doppia. Abbiamo ucciso 4 persone, GG. So many fucking shields, è vero. Come fai a cancellare tutto nella chat? Premere ESC, mai provato? Cosa? Come fai a cancellare tutto direttamente nella chat? Non ho capito il significato di questa frase. Senza continuare a premere la barra backspace. Ah, faccio shift home. No, se tengo premuto soltanto cancella, non riesco a cancellare, cioè non la cancella tutto istantaneamente. Quello che faccio è maiuscolo e home, è sopra il tasto fine. In pratica ricopre tutta la scritta che ho fatto e la cancello con un backspace. Altri complimenti per il commentary. Grazie. Io maino Talon top e non usa tanto mana. Non usa tanto Ma mana? non farm. Non capisco come riesci a sopravvivere a una laning phase senza usare mana. Cioè, o non arra. O Usare una decidi. W di Talon per pulire una wave. Una W di Talon Dopo non la chiamata ci pulisce. riesci, ma prima no. Una W di. Ah, cazzo, c'è anche Tanta Lise. mana. C'è anche Lise. Porca puttana. Se non ci fosse Lise, andrei all in su Darius. Non mi piace Lissandra top, è troppo squishy. Ti Dabbo, cosa prego. ne pensi di Darius? Lo giocavo tempo fa e non so se riprendere a giocarlo. No, non ne vale la pena secondo me, perché vieni outscalato da tantissimi. Il comodo è il commentary, quello delle finali dei personal gamer. Dove c'erano gli Inferno, i Titan, i LOL Game e i solo Q Players. Se cerchi il video lo trovi su YouTube nel canale di Personal Gamer che adesso te lo linko. Stanno arrivando tutti, questa qua è una pessima idea da parte nostra. Ok, Shyvana, quello. Ok, fuggire, ma quello era un pelino eccessivo. Allora, prima domanda, chiedono se fumi, seconda, No, non Veilcoat Stop, fumo. cosa ne pensi? No, non mi piace per Coldstone. Però ho visto così abile. Non è Zavid, lo proverò, secondo me. Support Perché sì, hanno bannato Vel'Koz. quelli lì? Non dubito fortemente top. Piuttosto support. Vel'Koz support secondo me può valerne la pena. Considerando gli alti quantitativi di danni base che fa. Allora. Ne Terenas ha 22 anni e ne fa 23 a maggio. faccio. No, il 18 marzo ne faccio. A Fra marzo, scusa. 2 settimane faccio gli anni. Compio gli anni. Allora. Greg chiede se Zed può avere senso contro un top che abbia poco escape. Sì, Zed va bene con top contro uno che non ha escape. Appunto per questo ho anche piccato contro Darius. Andava bene contro Però Darius non proprio detto per che sia un questo. jungler tifoso. Sì, Zed top può andare bene quando hai un jungler tankoso che non ha la disponibilità monetaria di fare danno. E Shyvana non ha la disponibilità monetaria di fare danno. Chiedono cosa fai nella vita. Sì, Studio. Studio all'università. anche io. Studio. Virgolette.
Zed è sempre meglio mid, ma non mi piace. Può avere seri problemi contro Soraka mid, e non sto scherzando. Sì, Soraka mid squarta Zed. Ciao Draker. No, è inutile che fate il comando stream time, non c'è Mubot. Non ancora, lo sto programmando, ma è difficile. Pensavo fosse più... Chiedono se fumi erba. L'ho fumata. Non mi fumo una canna da un paio d'anni. Allora, no, un paio d'anni no, un anno sì. Chiedono che università fai. Faccio l'università di Milano, studio biotecnologie mediche. Secondo, perché Renekton non è uno dei top migliori al momento? Perché ha tutto quello che serve a un top laner, sustain, danno alto di base, non necessita di buildare tanto danno, ha una buona forma di engage e disengage. Oh merda. Poi, dov'era? Cosa ne pensi di Yorick top? Aspetta, olè! Ho tirato a me 4 persone e ne ho uccisa una. Cosa ne pensi di Yorick? Non mi piace Yorick. Poi, vabbè, che rune set consigli con Shyvana top? Con Shyvana top consiglio AD di base sulle quintessenze, AD sulle quintessenze, Hybrid Penetration sulle rosse, Armor gialle, Blue Magic Resist. La persona che legge le domande sono io, sono Vandus in game a Fat Poro, sono Gold 2, ero Platino 3 la scorsa season, 50 LP. Cosa ne pensi dei Fnatic? Cosa ne pensi dei Fnatic? Boh, sono un buon team, che cosa c'è da dire? Per la giungla meglio Trandolo, Maokai, nessuno dei due. Aspetta che vado a fottermi un red. Non usa una playlist specifica, ma usa Pandora, Lapo e... in questo momento, se non sbaglio, sta ascoltando Imagine Dragons Reggie. No, se non sbaglio l'ho cambiato per quella dei Coldplay. No, ho Imagine Dragon, scalzata, hai ragione tu. E per usare Pandora... devi usare Ola Unlocker. O Ola Unlocker. Scegliete voi quale dei due. LOL, ciao, sono Copro Cree e mi sogno nel cassetto per un cassetto. Oh mio Dio, questa era squallida. Esiste qualcuno a cui piace Yorick? Per me è un gran palo in culo, Yorick. Sta venendo in 4 top lane, è fantastico! LOL. C'è Tristana che si è fatta da solo il drago nel mentre. No, Thresh, non morire! Come mid preferisci Gragas o LeBlanc? Gragas. LeBlanc fatica troppo a farmare, secondo me. Cannon top contro Darius non sarebbe male, no. No, qua me ne devo andare. Vorrassi molto. Dove cazzo hanno le ward di Faggot? Pandora è una radio internet americana, non disponibile in Euro, in Italia, però puoi utilizzarla. Easy. Buono, possiamo farci l'inibitore top. For free. For free. Ma voi utilizzate i tasti programmabili? Io ne ho, ma non riesco a trovare un modo per utilizzarli in LOL. Le macro non si possono usare su LOL. Non ho neanche dovuto usare la Blade per ucciderlo. Easy, Dio Cribbio. Che spell usare su Renekton? Ignite Slash. Easy. Cannon top è molto forte contro Darius. Uh!
We should make a 5v5 team. Trash. Ti chiedono come ti sei trovato in facoltà. Mi sono trovato abbastanza bene, anche se non mi piacciono i professori. Cat of Riven è quasi scomparsa, dopo i nerf è scomparsa perché praticamente non ha più lo shield. Però in solo Q spacca ancora. Sì, in solo Q va ancora bene. Ora non lo vedremo neanche più in Corea però, in Team Serie. Quale ruolo carria meglio e quale champion? Ma io penso la mid. Mid e jungle, sì. Jungle, uno dei champion che carria meglio è Vi. Assolutamente. Vi, Elise, Wukong, ce ne sono di jungler. Pantheon. Pantheon. Come mai Kennen Top è usato così poco? Perché ci sono Perché. tanti champion che non hanno più utilità di lui. No, semplicemente perché è andato leggermente in sfavore con gli ultimi nerf, ma non è male, può ancora andare benissimo. Come funziona il lifesteal su alcune skin? Per esempio, con le skin recuperano vita se hai lifesteal. Il lifesteal sulle alcune skin funziona in base a se le skill applicano l'onit, tipo la Q di Ezreal. Esatto. Che anno è Terenas? 2014-23, sei a posto. Meno 1991 sono nato. 18 marzo 1991 sono nato alle 4 e 8 di mattina ad Amsterdam. Pandora è un sito che ti È un dà sito che è un informazioni. equivalente di una radio. Provate a pensare se accendeste. È uno streaming di musica praticamente. Esatto, corretto. Jarvan può ancora dire la sua? Sì, non è male. Sì, Jarvan è soltanto che è un pochino più meccanicamente pesante a giocare da quando hanno fatto come funziona il knock-up. Prima puniva troppo le persone che facevano errori, adesso è più per. Cioè, suona Adesso stupido, devi essere molto ora devi bravo. essere molto bravo e basta, non c'è altro da dire. C'è il rischio di failarla. Sì, esatto. Prima potevi cacciare la cazzo di cane che la agganciava lo stesso. Esatto, non faceva differenza. Bella! Buon inizio. Adesso cambio scena. Qualche consiglio per usare V? Non saprei.